Buona domenica a tutti. Oggi la seconda lettura e il Vangelo ci dicono la cosa più vecchia del mondo. Pensate, in 8 versetti del Vangelo e poi nella prima lettura ci sono almeno 20 e più volte la parola amore o il verbo amare. E uno dice, ma possibile parlare di nuovo del amatevi gli uni gli altri? Lo sappiamo a memoria. E invece io vi dico, non lo sappiamo per niente. È la parola più bella del mondo, ma è anche non solo la più usata, ma anche la più abusata. Per quale motivo? Queste 20 e più volte Gesù usa sempre la stessa parola nel greco, e cioè la parola agape, oppure il verbo amare, agapao. Invece noi per dire amore o amare ne usiamo parecchie parole. E però, no scusate, diciamo sempre un'unica parola che però nel greco, dove abbiamo visto che nel Vangelo c'è sempre agape, invece, per indicare vari tipi di amore, si usano parecchie parole. Si dice eros, si dice filia, si dice agape. Ecco perché è un verbo usato e abusato. Perché con la stessa parola noi possiamo dire amare nel senso di eros, e sappiamo tutti cosa vuol dire erotico. Oppure amare nel senso di filia, che vuol dire amicizia, benevolenza. Oppure, come fa Gesù, amare che comprende perfino saper dare la vita per un altro, come hanno fatto Don Bernardi e Don Ghibaudo, tanto per stare a casa nostra. E allora, ecco, Gesù ci dice amate sempre. Ma amate non in qualunque modo, eros, filia, ma puntate tutti alla agape. Concludo dicendo, ma cosa vuol dire amare allora? Gesù ce lo dice molto chiaro. Vuole dire amare Dio Padre, amare Gesù, amarci noi stessi, amare il prossimo. L'importante è che il minimo comun denominatore sia un amore di agape, un amore che è dedizione, se è il caso, fino a dare la vita. Grazie Don Bernardi, grazie Don Ghibaudo, siateci di esempio. Buona domenica.